Basso, Alvisi, Astolfi, Fanelli, Paolini e Pizzo Ferrado nella B, Bortolotto, Bernucci, Cortinovis, Giordani, Liliano e Colleoni. Una fuga importante in questo finale di corsa, ma vediamo che c'è il gruppo degli inseguitori che lo sta tallonando da presso, quindi Luca Paolini sta per essere raggiunto. Un giro che da 3 anni vede il trionfo degli azzurri con Figueras, Malberti e Ortensi. Vediamo Claudio Pizzoferrato partire in contropiede, bruciare sul posto Luca Paolini, quindi Claudio Pizzoferrato della formazione A, sempre della nazionale italiana, che va alla ricerca della vittoria in questa prima tappa e quindi anche alla conquista della maglia di leader di questo Giro delle Regioni 1999. È impegnato nel suo sforzo Claudio Pizzoferrato e vediamo che ha già un buon margine di vantaggio rispetto al gruppetto che ha partecipato alla sua fuga e al raggiungimento di Luca Paolini. Siamo sul traguardo di Monte Cativi Terme, Claudio Pizzoferrato non viene più raggiunto e quindi ancora un centinaio di metri per lui e può sollevare le braccia in segno di trionfo. E di Brescia gareggia per la Sintofarm Emilia Romagna, 2 vittorie e 2 secondi posti per lui. Vediamo alle spalle di Claudio Pizzoferrato chi riuscirà ad arrivare secondo. Vediamo anche la maglia di campione del mondo di Ivan Basso, campione del mondo degli Under 23 l'anno scorso a Valkenburg. Ma è il russo Gaitinov a battere Ivan Basso e il tedesco Kessler e Rovolon. Per quanto riguarda il Giro delle Regioni, la prima tappa, ricordiamolo, vinta da Claudio Pizzoferrato, è tutto da parte di Mimmo Fusco. Linea nuovamente allo studio. Il ciclismo mondiale prende parte alla 23esima edizione del Giro del Trentino. Un caro saluto, gentili telespettatori. Sono queste le immagini registrate della prima tappa che si è svolta ieri con partenza da Lienz e arrivo a Lienz nel Tirolo orientale. Confinamento in Italia e dopo 205 chilometri rientro e arrivo in questa cittadina a 30 km dal confine italiano. Vi dicevo, il meglio del ciclismo mondiale in secondo piano, Jan Ullrich. Sono presenti tutti i più forti corridori, soprattutto atleti che si dedicano alle corse a tappe. C'è il podio del Giro d'Italia, il podio del Tour de France, oltre a Marco Pantani, Jan Ullrich, Pavel Tonkov, Bobby Julich, il campione del mondo Oscar Kamenzind e molti altri. Un giudizio da parte di Davide Cassani, un giro del Trentino ricco, ricchissimo di protagonisti. Difficilmente alle partenze ci sono tanti corridori così importanti, è un ottimo banco di prova soprattutto per coloro che dovranno partecipare al Giro d'Italia che comincerà tra un paio di settimane. 25 squadre, 147 corridori. Non ha preso il via ieri Scopsi della Amorevita e sempre per quanto riguarda la formazione Amorevita si è ritirato dopo pochi chilometri Leporatti. La tappa da Lienz a Lienz prevedeva 3 gran premi della montagna a Croce Carnico, 46esimo chilometro, Croce Comelico o Kreuzberg al 142esimo chilometro e la salita decisiva, il Bamberg, a 10 chilometri dall'arrivo. L'andatura molto lenta per quanto riguarda le prime 4 ore di corsa, inferiore ai 30 orari. Anche perché è una delle tappe più dure di questo Giro del Trentino, la prima tappa, tante volte la prima tappa riserva un po' di sorprese ed è per questo forse che i corridori lo hanno affrontata, almeno nella prima parte, ad andatura turistica, intorno ai 30 di media. Anche perché poi il finale è abbastanza insidioso, soprattutto la salita del Bamberg a 8 km all'arrivo, una salita che i corridori hanno affrontato già in altre occasioni. Mi ricordo nel 1994 quando il Giro d'Italia arrivò proprio a Lienz e ci fu la vittoria di Michele Bartoli, un giovane Michele Bartoli. Poi anche l'anno scorso ci fu una tappa del Giro del Trentino che arrivava proprio a Lienz. Come vedete, andatura assolutamente tranquilla per i 146 corridori. Da segnalare il Gran Premio della Montagna di Croce Carnico, è passato per primo Tosatto, secondo Casagranda, Croce Comelico è passato Zinchenko davanti a Tosatto e purtroppo bisogna segnalare un brutto incidente capitato a Cristiano Frattini che è andato a sbattere contro un ammiraglio e si è procurato una frattura al setto nasale ed è tuttora ricoverato in ospedale. Tanti auguri a Frattini.
speriamo che riesca a riprendersi in vista del Giro d'Italia. Sarebbe un'ottima spalla per Nicola Micheli. Nicola Micheli che ha annunciato battaglia in questo Giro del Trentino. Micheli che ha fatto già un'ottima settimana a Lombarda, dove si è classificato secondo in classifica generale, battuto da Rumtas, un giovane polacco, e che anche l'anno scorso stava facendo un ottimo Giro d'Italia e proprio non ha potuto concludere. Queste sono le fasi relative alle prime ore di corsa, traguardi volanti, gran premi della montagna, nulla di particolare da segnalare se non, come vi ho già detto, questo incidente a Cristiano Frattini. Il Giro del Trentino prevede 4 tappe. Questa che si è svolta ieri Lienz-Lienz, la tappa odierna da Lienz al Passo della Mendola in Val di Non, tappa con arrivo in salita, domani terza frazione da Fondo a Malcesine e ultima tappa il 29 da Riva del Garda ad Arco. Sì, sono le prime due le tappe più difficili, questa la prima con un percorso ricco di salite e poi la seconda tappa, proprio quella di quest'oggi con l'arrivo in cima al Passo della Mendola, un arrivo in salita 15 km con pendenze intorno al 7-8%. Pantani tra 20 giorni prenderà parte al Giro d'Italia, è considerato il grande favorito, si sta riprendendo dopo la caduta che gli è capitata in Spagna, una botta alla gamba e non è ancora guarito del tutto. No, c'è ancora un leggero fastidio alla coscia, non ha partecipato alle classiche dell'Ardenne, né alla Freccia Vallone né alla Liegi Bastogliegi. L'ultima corsa che ha fatto è stato il Giro dei Paesi Baschi, quindi una ventina di giorni fa. Comunque già ieri, in questa tappa proprio che stiamo vedendo in questo momento, brillante, mi sembra sia in ottime condizioni di forma, quindi sta facendo tutto quello che serve per essere poi un grande forma al Giro d'Italia. La TV austriaca ci ha fatto vedere in questo momento il passaggio sul Gran Premio della montagna di Croce Comelico, Kreuzberg. In questo momento mancavano 63 km al traguardo e transitato Zinchenko davanti a Tosatto e Pelliccioli. Jan Ullrich ha corso molto poco quest'anno, l'atleta tedesco naturalmente incentra tutta la sua stagione per il Tour de France, non l'abbiamo visto sovrappeso come gli anni scorsi, l'abbiamo intervistato e ci ha detto: tutti parlano male di me, credono che io sia in crisi, invece sto bene ed è una normale preparazione in vista della Gran Boucle. Nel frattempo le immagini si riferiscono all'ultima salita, quella del Bamberg, a 10 km dall'arrivo, dove rimangono in testa una ventina di corridori. Adesso mi sembra che sia Gonchenkov che sta scattando, siamo ancora nei primi chilometri di quest'ultima salita, mentre questo è il campione della montagna con Gilberto Simoni che passa davanti a tutti su buona ora. Simoni, buona ora, Eppner, davanti ci sono anche Secchiari, Pantani, Podenzana. Pantani che ha tentato addirittura uno scatto in salita, uno scatto durato pochissimo ed è stato ripreso. C'è anche Micheli molto attivo in questa frazione, poi il compagno Mason, Tim Jones, il giovane della Amore e Vita, Kamenzind, mentre è segnalato in netto ritardo Pavel Tonkov e si è staccato Jan Ullrich. Ullrich che si è staccato proprio nell'ultimo chilometro della salita quando in testa c'era Marco Pantani, ma eccolo qua, Savoldelli in discesa è irresistibile, difatti l'attacco suo è nei primi tornanti di quest'ultima discesa. Discesa a 6 km dal traguardo verso Lienz, l'attacco di Paolo Savoldelli, il 25enne bergamasco che quest'anno si è già aggiudicato il trofeo Leiguella, è partito, ha approfittato di una caduta di Axelsson, lì si è creato, come si dice in gergo, il buco e ci ha provato. Savoldelli in discesa è un fulmine e ha guadagnato subito quei 10-15 secondi che gli consentiranno di raggiungere il traguardo in solitario. Paolo Savoldelli che partecipa a questo Giro del Trentino col numero 1, è il vincitore dell'ultima edizione, mentre stiamo proprio vedendo la conclusione della discesa, adesso ci sono solamente pochi chilometri per raggiungere il traguardo di Lienz. Savoldelli che l'anno scorso ha vinto solamente due corse, ebbene ha vinto una tappa e la classifica finale del Giro del Trentino.
Eccolo qui, Paolino Savoldelli, ultimo sforzo per lui, questi sono gli inseguitori a pochi, pochissimi secondi, ma il margine per Savoldelli è del tutto tranquillo, in discesa ha aumentato il vantaggio e l'ha mantenuto. Paolo Savoldelli, vincitore, come ci ha ricordato Davide Cassani l'anno scorso, del Giro del Trentino davanti a Frigo e Casagrande, eccolo qui, va a vincere la tappa di Lienz, la prima tappa. Si piazzano Heppner, il tedesco, Gasperoni, quarto posto per Nicola Micheli, quindi Secchiari e Oscar Kamenzin. Dal settimo posto Daniel Clavero. Pensate, a 8 minuti Pavel Tonkov. Premiazione per Savoldelli e le interviste realizzate stamani. Dopo la prima tappa del Giro del Trentino, innanzitutto raccontaci il successo di ieri. Beh, ieri è stata decisiva, la tappa era molto dura, è stata decisiva l'ultima salita. Era molto importante prenderla nelle prime posizioni e grazie all'aiuto dei miei compagni di squadra sono riuscito a prenderla appunto in quinta, sesta posizione. In salita sono riuscito a restare con i primi 20-25, poi in discesa ho preso in testa la discesa e sono andato via da solo. Ho preso una quindicina di secondi di vantaggio e li ho mantenuti, ho mantenuto circa un 5 secondi all'arrivo. Oggi c'è la tappa davvero decisiva, l'arrivo in salita a Passo della Mendola. Sì, confronto all'anno scorso, l'anno passato avevo vinto la tappa più impegnativa, poi le ultime due tappe non era così difficile difendere la maglia perché l'arrivo era sempre in pianura, le salite erano lontane dall'arrivo, invece adesso c'è l'arrivo in salita. Io non sono forte come gli scalatori che ci sono qua al Giro del Trentino, comunque mi difenderò meglio che posso. Secondo te chi sono gli avversari più ostici? Ma ce ne sono tanti, quei 20 che eravamo davanti ieri sono tutti avversari. Non dirmene 20, dimmene 2 o 3. I più forti, penso, per il successo di tappa sono Pantani, Micheli, metterei anche un ritrovato Gotti e un paio di corridori della Vitalizia. Mi auguro di rispettare il pronostico, anche se oggi è una salita differente da quella di ieri e sicuramente vedremo Marco Pantani super. Chi vince oggi in pratica in tasca il Giro del Trentino? Sì, penso proprio di sì, ma penso che il favorito sia Marco Pantani. Lui ha detto che farà una corsa tranquilla, quindi può darsi che vedremo Micheli oggi. Vuoi non scoprire le carte? No, io le scopro pure volentieri le carte. Io se non attaccherà Pantani sicuramente attaccherò io. A me piace Marco come persona, ma io farò la mia corsa, ho la mia squadra e abbiamo già una nostra tattica e faremo la nostra corsa indipendentemente da Pantani o da Savoldelli o da chi deciderà di fare la corsa. I tuoi colleghi mi hanno detto in salita Pantani sembra non faccia fatica a differenza degli altri, sei già molto avanti come preparazione per il Giro d'Italia. No, sembra che faccio la mia fatica, anche perché insomma ieri sono arrivato con gli altri, non ho staccato nessuno, quindi vengo da un periodo di recupero. È un periodo dove ho ripreso un po' fiato perché chiaramente ero già troppo avanti, quindi la mia preparazione continua e non è vero che non faccio fatica. Oggi c'è un arrivo in salita, quelli che piacciono a te. Cosa ci prometti? Cosa pensi di fare oggi? Ma non faccio promesse, anche perché, come ho detto, ho un piccolo problema alla gamba e quindi soprattutto ci tengo a che tutto si sistemi per non arrivare al Giro insomma con qualche problema, quindi stiamo lì, vediamo insomma se tutto mi riuscirà molto molto facile, come non credo, potrebbe succedere qualche cosa, però diciamo grosso modo la mia corsa sarà una corsa improntata per un buon allenamento. Abbiamo visto e ascoltato nell'ordine Paolo Savoldelli, Nicola Micheli e Marco Pantani. Dunque andiamo a vedere cos'è successo oggi nella seconda tappa del Giro del Trentino, 176 chilometri dal Tirolo orientale, da Lienz alla Val di Non in provincia di Trento, arrivo in salita a Passo della Mendola. Partenza alle ore 10.32, 142 corridori, naturalmente ritirato Frattini per l'incidente che gli è capitato ieri, mentre Richard Virenque, che era caduto sempre nella tappa di ieri, nonostante una ferita alla testa e una botta all'anca, ha preso il via. Quindi Virenque fa parte ancora del lotto dei concorrenti.
La tappa di oggi è caratterizzata proprio dall'arrivo in salita del Passo della Mendola. Prima invece la tappa è abbastanza semplice, perché ci sono 45 km con la strada che tende comunque a salire, ma non è una salita vero e proprio. Poi lunga discesa fino a Bolzano e poi gli ultimi 15 km che sono veramente insidiosi, anche se il tratto più duro è a 4-5 km dall'arrivo, con delle pendenze intorno al 10%. Non ha preso il via Axel Merckx e al sesto chilometro il primo tentativo è dell'inglese Drew. Eccolo qui, inquadrato, atleta britannico della Lotteria Bonus L Italia. Dopo 6 chilometri se ne va, raggiungerà un vantaggio massimo di 2 minuti e 40 secondi al 67esimo chilometro. È un ragazzo che ha 25 anni, quest'anno un solo piazzamento tra i primi 5 ad inizio stagione, a gennaio, nel Giro di Australia. Poi non ha fatto più nessun risultato, anche perché poi in Europa ha corso quasi mai. Ha quasi corso sempre in Australia e in Sud America. Media dopo 3 ore di corsa, 40.900, quindi si va piuttosto forte. Traguardo volante di Valdoyes, è passato per primo Drew, l'atleta che vedete inquadrato davanti ad Artunghi e Casagranda. Una volta che... ...i tornanti, il tempo come potete vedere è molto brutto, asfalto viscido. In postazione Maurizio Fondriest, un po' di nostalgia vedere queste immagini. Sicuramente le composizioni mi mancano, però penso di aver fatto la scelta giusta. Penso che nella mia carriera ho dato tutto quello che potevo dare, ho vinto anche tanto, quindi adesso sono qua a seguire come ex le corse. La Val di Non ospita questo arrivo della seconda tappa del Giro del Trentino. Fra l'altro ricordiamo ai telespettatori che il 2 settembre ci sarà l'arrivo a Clessa, al paese appunto di Fondriest, del trofeo Melinda. Un pronostico tuo per questo giro? Ecco Pantani. Ma il giro Pantani penso sia il favorito numero uno, e ha vinto il Giro di Tour l'anno scorso, quindi tutti lo aspetteranno al varco. L'anno scorso tutti speravano in una vittoria di Pantani, quest'anno sarà lui l'uomo da battere, e penso però che in salita sia attualmente il più forte al mondo. Se avrà la fortuna, quello che si merita, anche se ha vinto tanto l'anno scorso, con tutta la sfortuna che ha avuto, penso che sia il corridore che in Italia può rivincere il Giro. Tu l'hai fatta tante volte questa salita, il tratto più duro, almeno per quanto abbiamo avuto modo di vedere, sono gli ultimi 3 chilometri. Guarda, era la mia salita dove facevo i test, la mia salita preferita, perché non ha pendenze proibitive, io corridore da salite più pedalabili, e questa è una salita, come si vede in questo punto, dove si sale con il 17-16, ma fra un po', a circa 5 km dall'arrivo, c'è un rettilineo impegnativo che va dagli 8 al 10%, e poi sono gli ultimi 3 km con tantissimi tornanti dove si può anche magari rilanciare la velocità. È una salita, però penso che se non arriva il corridore solo, dietro arriveranno quei 7-10 corridori insieme. Tanto vediamo proprio sulla estrema destra Ulrich col numero 78, con la maglia bianco della Telecom, che rimane comunque intorno alla 30ª posizione. Eccolo lì sulla destra, Jan Ulrich. Abbiamo visto scorrere anche Daniele De Paoli, l'ottimo scalatore pavese che farà belle cose al Giro d'Italia, ed è Coppolillo. La Mercatone 1, la squadra di Pantani, subito davanti, alle spalle di Coppolillo Dario Frigo, che l'anno scorso arrivò secondo al Giro del Trentino. Mercatone e Saeco a fare la corsa. Naturalmente la Saeco deve tentare di difendere il primato in classifica generale di Paolo Savoldelli. Savoldelli che non è uno scalatore, però si difende molto bene, ed è per questo che i suoi uomini sono in testa, cercano di mantenere un'andatura forte ma costante, potrebbero dare fastidio a Savoldelli gli scatti, mentre Coppolillo cerca al contrario di alzare l'andatura, perché Pantani probabilmente tenterà un attacco negli ultimi chilometri, cioè quelli più difficili. Andatura sostenuta, le squadre dei leader davanti. In questo tratto però l'ascesa verso il passo della Mendola è piuttosto pedalabile, Fondriest.
Sì, come vi dicevo prima, vedete con che rapporto salgono, penso che avranno un 15 in questo momento, anche se Frigo va molto duro, però una salita pedalabile, fra un po' troveranno quel tratto che vi dicevo prima. Savoldelli, io ho corso con Savoldelli nel primo anno che era passato professionista alla Roslotto. È un atleta che penso che deve dare ancora il meglio di se stesso. È un ragazzo che sicuramente farà un buon giro d'Italia. Come farà un buon giro d'Italia penso Simoni, che è un corridore che penso abbiamo ritrovato, un trentino, e penso anche lui con un po' di fortuna potrebbe arrivare nei primi cinque. Gilberto Simoni, un fenomeno da dilettante, anche ieri è arrivato nel gruppo di testa. Vediamo in questo momento a tirare la Saeco con Frigo, Secchiari che nella prima tappa anche lui si è piazzato piuttosto bene al quinto posto, e Savoldelli, vedete la maglia fucsia, Savoldelli è in terza posizione in questo momento, la maglia fucsia che viene indossata dal capoclassifica. Sì, c'è sempre Dario Frigo in seconda posizione, Secchiari, fa molto piacere vedere Secchiari davanti, anche lui sfortunatissimo in carriera, rimase anche lui vittima dell'incidente che costò le fratture non solo a Marco Pantani e ad Aloglio, ma proprio anche Secchiari, che in quell'incidente si ruppe il bacino. Poi anche l'anno dopo, la prima tappa, un altro gravissimo incidente, rimase fermo altri 3 mesi, adesso sembra che abbia risolto tutti i problemi, già quest'anno è arrivato una volta secondo in una tappa dei Paesi Baschi, battuto dall'olandese Morenhout, e sta preparandosi molto bene per il Giro d'Italia. Giro d'Italia dove la Saeco ha come capitano proprio Savoldelli, mentre abbiamo visto Ulrich che si sta spostando forse un po' in difficoltà in questo momento. Dopo Richard anche Ulrich si stacca ed è segnalato in crisi anche il campione del mondo Oscar Kamenzind. Eccolo qui Jan Ulrich, davanti a lui Marco Magnani. Magnani che l'anno scorso ha disputato un ottimo Giro d'Italia, scalatore che adesso fa parte della cantina Tollo Alexia. Ecco qui in coda al gruppo il tedesco Ulrich. Non rivedremo probabilmente la sfida al tour fra Pantani e Ulrich, ma seguiamo in testa. Adesso si è portato anche Miceli, gli uomini della Liquigas. Miceli che ieri è stato uno tra i più brillanti nell'ultima salita, non è riuscito ad andarsene, però un Miceli che sta andando veramente forte già la settimana lombarda. Ha fatto un'infinità di piazzamenti e cerca disperatamente la vittoria. È una tappa per lui quest'oggi, adesso vedremo, perché sta cercando in tutte le maniere di imporre un ritmo alto. Lo vediamo difatti adesso in seconda posizione. Abbiamo sentito stamani Miceli, ha detto: se non attacca Pantani ci provo io. Miceli quarto posto nella tappa di Lienz, sono rimasti in 25 davanti. Nulla da fare per Kamenzind e Ulrich. Ulrich fra l'altro ieri era arrivato 23esimo con 40 secondi di ritardo. Un altro gruppetto con Berzin. Abbiamo visto Berzin con il numero 51 e inquadrato ora della Vedova. Berzin, vincitore del Giro d'Italia del 94, non è più riuscito a tornare su quei livelli, non è più quel corridore che in salita riusciva a difendersi molto bene e riusciva a vincere a cronometro. Eccolo qui di spalle Berzin, alla sua sinistra Mason, vincitore anche del Giro dei Dilettanti nel 97, e De Paoli che cerca di fare da spalla un po' a Berzin. Questi sono gli atleti che comandano la corsa, mancano 7 km al traguardo in questo momento. Sono immagini della seconda tappa del Giro del Trentino. Miceli davanti, alle sue spalle gli atleti della Saeco, ancora più indietro due della Polti, tra cui Ivan Gotti. È Tetteriuk in questo momento a scandire il passo per Miceli, compagno di squadra. L'anno scorso correva nella Lotto, passato professionista in Italia con la Carrera. Mi ricordo che ha vinto una Milano Vignola, ha vinto tante corse, e anche quest'anno, pure lui la settimana lombarda, è andato molto bene. Comunque sta lavorando esclusivamente per Nicola Miceli. A inizio salita c'era stato anche un tentativo di Colon e Bertolini, naturalmente le squadre dei leader non hanno lasciato spazio a questi due attaccanti di giornata. Tetteriuk, Miceli, poi Savoldelli, Frigo, Secchiari, e sta risalendo anche la Mercatone 1. Prima si era visto Coppolillo in testa, anche Podenzana, Forconi.
Pantani sta muovendo i suoi uomini. Comunque sì, adesso cerca anche di rimanere coperto, sta intorno alla settima, ottava posizione e probabilmente aspetta gli ultimi 5 chilometri che sono i più difficili. Vediamo anche adesso Buenaora, il colombiano Buenaora con la maglia della Vitalizio Seguro, anche lui ha partecipato già a diversi Giri d'Italia e potrebbe essere anche lui un protagonista del prossimo Giro. Anche il giovane Tim Jones, niente male questo 23enne dello Zimbabwe, Timothy Jones, che potrebbe fare buone cose, indossa la maglia bianca come miglior giovane qui al Giro del Trentino. L'abbiamo visto davanti, adesso è Secchiari a comandare, poi Buenaora e Savoldelli pimpante, arriva anche Forconi, vedete Forconi della Mercatone 1. Atienza con la maglia della Polti, attenzione perché siamo intorno a 5 km, gli ultimi 5 km siamo nel tratto più difficile. Ecco, adesso comincia il tratto più impegnativo, con delle pendenze intorno al 10%, ci sono vari tornanti, poi c'è un rettilineo abbastanza lungo, ecco lì è il punto dove ci sono le pendenze maggiori. Comunque sempre Secchiari che scandisce il passo, Savoldelli mi sembra che stia andando ancora molto bene. Ma non dimentichiamo che la parte più dura deve ancora arrivare. Ecco Kamenzind, inquadratura della nostra Moto2. Kamenzind, che avevamo già detto, si era staccato. Ed eccolo qui che sta inseguendo Oscar Kamenzind. Anche Ulrich in ritardo, anche Pascal Richard. E Guerini, ecco Guerini, terzo per 2 anni al Giro d'Italia, è passato nella squadra tedesca della Telecom, ha lasciato il team Polti. Eccolo qui, Beppe Turbo, bergamasco, molto bravo. Negli ultimi 2 Giri d'Italia è arrivato terzo, purtroppo quest'anno non lo potremo vedere, anche lui si sta preparando per il Tour de France, dovrà essere l'uomo che dovrà cercare di aiutare il proprio capitano Jan Ulrich nelle tappe più impegnative. Secchiari, Savoldelli, Atienza, Forconi, Buenaora. Questa è la testa del gruppo, meno di 5 km al traguardo, siamo in Val di Non, la valle che delimita in pratica il confine tra l'Alto Adige e il Trentino. Si era partiti stamani da Lienz, dal Tirolo orientale, terra austriaca, e dopo 176 km si raggiunge il passo della Mendola. In pratica da Bolzano si sale e si arriva in Val di Non. 15 km di salita, 10 sono già stati percorsi. Questo è il finale che potrebbe decidere anche la classifica generale, anche perché le prossime 2 tappe, quella di Malcesine e quella di Arco, non hanno questo grado di difficoltà, quindi verosimilmente chi indosserà la maglia questa sera la manterrà fino ad Arco. Anche se bisogna tenere presente che ci sono gli abbuoni in ogni arrivo, 5 secondi al primo, 3 al secondo ed 1 al terzo. E se oggi non ci saranno distacchi importanti, potrebbero essere importanti gli abbuoni. Intanto vediamo sempre con la Moto2, corridore un po' in difficoltà. E Secchiari sempre davanti, quando proprio è passato da poco il cartello che indica 5 km all'arrivo. Come vi ho detto, meno di 5 al traguardo. Intorno al tra l'ottavo e il nono tornante c'è la parte più dura. Chiedo conforto a Maurizio Fondriest, che conosce questa salita a menadito. Il tratto che stanno facendo questi corridori penso che sia il più impegnativo, non ha, come dicevo prima, pendenze proibitive, però si è visto che il gruppo si sta sottigliando e anche l'andatura del corridore è un po' più bassa di qualche chilometro fa. E fra un po' inizieranno i tornanti negli ultimi 2-3 chilometri e sicuramente fra un po' dovremo vedere qualche attacco. A che velocità vanno su in questo momento più o meno? Io penso intorno ai 24-25 all'ora, anche se questo è il tratto più impegnativo, però vedo che stanno pedalando molto forte e penso che intorno a quella velocità dovrebbe, fra un po' spiana. E nel tratto conclusivo chi ha le gambe potrebbe anche andare sopra i 25 all'ora. Immagini che vi offre Rai Sport con la regia di Giancarlo Tommasetti, le riprese dell'Esterna 3 di Milano, studio mobile Ermanno Generali, più naturalmente i nostri bravissimi operatori in corsa. Una notizia c'è, ha smesso di piovere. Sì, ha smesso di piovere.
anche se purtroppo la strada è bagnata. Comunque non è freddissimo, poi adesso c'è solo salita, quindi i corridori difatti li vedete tutti sbracciati, mezze maniche, perché in salita il freddo non si sente, sarebbe un problema se dovessero scendere, però all'arrivo è quassù. Intanto c'è uno scatto e Spezialetti che si era visto anche alla Tirreno Adriatico e anche nelle corse in Sicilia. Spezialetti, se non ricordo male, all'arrivo di Torricella sicura era nel gruppo di testa, quella tappa poi vinta dallo spagnolo. Esatto, era stato un protagonista, provò di andarsene negli ultimi chilometri, però fu stoppato e se ne andò poi Gonzalez. Ebbe anche un problema meccanico, fu piuttosto sfortunato. Alessandro Spezialetti. Spezialetti che l'anno scorso al Tirreno Adriatico si ruppe il femore, stagione compromessa, quest'anno invece è partito molto bene perché è arrivato fra l'altro sesto nella classifica finale della Tirreno, non è poco. 20 corridori sono rimasti davanti, c'è questo attacco di Spezialetti, non mi sembra che il ragazzo abbia possibilità di aumentare il margine, infatti gli altri sono già lì alle costole. È sempre Atienza della Polti che cerca di portare in avanscoperta Gotti che ieri è andato molto forte, un Gotti che non ha fatto tanti risultati fino a questo Giro del Trentino, però la condizione sta crescendo, lui è contento e difatti è qui nel primo gruppo anche abbastanza pimpante, lo vedremo sicuramente protagonista al prossimo Giro d'Italia che vinse 2 anni fa. Non si è visto ancora inquadrato in primo piano Ivan Gotti, eccolo lì, era lì dietro. È Pelliccioli in questo momento in testa. Pelliccioli che ha avuto un incidente poco prima che cominciasse la stagione, è andato a sbattere proprio contro la portiera di una macchina, è stato davvero un brutto colpo e adesso è tornato in sella. Oscar Pelliccioli del Team Polti, alle sue spalle il leader del Giro del Trentino Paolo Savoldelli, i migliori ci sono tutti, c'è anche Pantani con la propria squadra, con Forconi, anche Coppolillo, Podenzana, questi sono gli uomini della Mercatone 1 presenti nel gruppo di testa. Ritorna in testa Atienza, questo giovane spagnolo che pure lui va molto forte in salita. Pelliccioli, Atienza stanno facendo un buon ritmo, Gotti mi sembra che sia intorno alla sesta, settima posizione. Pantani per adesso si mantiene nelle retrovie ma ha ben 3 compagni di squadra al fianco. Anche Simoni cerca di venire in avanti, lo vediamo con la maglia grigia sulla destra, Simoni che Pantani, in carriera... Pantani sulla destra, attenzione, è partito Marco Pantani, un altro tentativo, ricordiamo che Pantani ha corso pochissimo in Italia quest'anno, uno scatto bruciante sulla cipressa alla Milano-Sanremo, ora ci riprova, anche ieri ha tentato, è stato fuori 1 chilometro o poco più, Gilberto Simoni è andato a inseguire Marco Pantani. Pantani e Simoni davanti, 3,5 chilometri al traguardo. Traguardo di Passo della Mendola, seconda tappa del Giro del Trentino. Uno scatto rabbioso, molto bene, però non gli hanno concesso spazio. Subito Simoni gli si è portato a ruota e stanno arrivando anche altri corridori. Mi sembra Tim Jones. Pantani davanti, stamattina ce l'ha detto, ma non sono ancora in condizione, non ho voglia, in pratica questa era la risposta, non ho voglia di impegnarmi a fondo, sono le prove generali per il Giro d'Italia. Questa è una tappa significativa che serve appunto per testare la condizione e Pantani lo scatto anche oggi ce l'ha offerto. Eccolo qui, Marco Pantani, alle sue spalle Simoni. Era da tanto che non correva, non ha ancora quello smalto, quella brillantezza che gli servirebbe per staccare gli avversari, però praticamente sta facendo lo stesso programma dell'anno scorso. L'anno scorso arrivò quarto al Giro del Trentino, fece sì una bella corsa ma niente di esaltante. Quest'anno invece mi sembra ancora un po' migliore la sua condizione rispetto all'anno scorso. Adesso invece Forconi che dopo essere stato raggiunto Pantani, il suo compagno di squadra, Forconi all'attacco. Ho visto che si sono parlati per un attimo Pantani e Forconi, Pantani è stato ripreso, può darsi che Pantani gli abbia detto adesso prova tu. Sì, vuol dire che non è che Pantani stia facendo la corsa per sé, cerca di, ha provato di andarsene, però ha dato spazio anche ai suoi compagni che stanno andando forte tra l'altro. E difatti è Forconi adesso che prova andarsene quando mancano meno di 3 chilometri all'arrivo. Riccardo Forconi
nato a Empoli nel 1970, quindi coetaneo del Pirata, suo compagno di squadra, non ha mai vinto tra i professionisti. È comunque un ragazzo che ha dimostrato di essere completo, di andare forte anche in salita e a cronometro. E poi soprattutto un corridore umile che sa stare al proprio posto all'interno di una squadra importante come la Mercatone 1. È un corridore che va forte a cronometro, va forte in salita, un corridore completo. Non va forte in discesa e non va forte in volata. Questo gli ha pregiudicato risultati che potevano essere molto ma molto più importanti. Difatti da 8 anni il professionista non è ancora riuscito a vincere. Ha ottenuto comunque importanti piazzamenti, ma soprattutto è un grande uomo d'appoggio. Forconi davanti, è uscito ancora dal gruppo Gilberto Simoni, trentino, conterraneo di Francesco Moser. È un piacere vedere Simoni di nuovo competitivo, era bravissimo fra i dilettanti. Simoni, l'ho sempre detto, ha avuto molta sfortuna in questi anni, problemi di salute, e quindi è un corridore che può veramente far vedere nei prossimi anni quello che vale. È uno di quelli che può arrivare nei primi 5 a Giro d'Italia. Ho visto una cosa e mi ha impressionato adesso Forconi salire col 53, una salita che io conosco benissimo. Questo tratto, come vi dicevo prima, sono dei tornanti ogni 100-200 metri e bisogna rilanciare la bicicletta ogni tornante, e salire con questo rapporto bisogna avere una grossissima potenza. Probabilmente sta usando un 53-21, vuol dire che equivale a un 41-17, comunque un rapporto abbastanza lungo, abbastanza significativo. Significa però che vanno a intorno ai 25 orari, sono salite che non sono durissime ed è per questo probabilmente che Pantani non riesce a fare la differenza, ma adesso è Gotti che prova ad andarsene. Hanno una decina di secondi di vantaggio Forconi e Simoni. Ivan Gotti ha provato questo scatto, c'è anche Savoldelli naturalmente si mantiene in testa, cerca di rimanere al comando per mantenere il vantaggio in classifica generale. Classifica generale dopo la prima tappa, Savoldelli con 5 secondi di vantaggio su Heppner, Gasperoni, Micelis, Chiari e Kamenzind. Kamenzind è già fuori gioco. Ora coppia di testa, 2 km dall'arrivo, vedete undicesimo tornante, ce ne sono 14 per arrivare al traguardo, quindi ancora 3 tornanti e un paio di chilometri all'arrivo. Gilberto Simoni, Riccardo Forconi hanno 10 secondi di margine sugli altri 20 che compongono la testa della corsa. Finalmente vediamo Simoni davanti. Simoni che da dilettante ha vinto il Giro d'Italia, ha vinto il campionato italiano, era passato con grandi speranze, purtroppo non è riuscito ad ottenere nessun risultato, solamente una vittoria proprio al Giro del Trentino un paio di anni fa. Mentre dietro, vedete, continuano gli scatti, prima Pantani, adesso ancora Ivan Gotti, un Gotti che sembra aver ritrovato la condizione che dal Giro d'Italia di 2 anni fa non è più riuscito a trovare. L'anno scorso è stato sfortunato, questo virus che gli ha praticamente pregiudicato la stagione intera, e quest'anno è tornato alla corte di Gianluigi Stanga e sembra che si sia incamminato verso la strada giusta. C'è una rivalità assoluta in Italia tra Pantani e Bartoli, il più forte nelle corse a tappe, il più forte nelle corse di un giorno, ma c'è rivalità anche fra Gotti e Pantani. Gotti in più occasioni ha ribadito: se sto bene sono l'unico in grado di mettere in difficoltà Pantani in salita. È vero, difatti sono i due corridori italiani in lotta per aggiudicarsi il prossimo Giro d'Italia, senza però dimenticarci dei vari Kamenzind, stranieri naturalmente, Kamenzind, Virenque, Jimenez e tanti altri. Intanto abbiamo già passato il triangolo rosso dell'ultimo chilometro, non hanno tanto i due test, solo 6 secondi. Gilberto Simoni, Riccardo Forconi, 800 metri al traguardo, vediamo il margine, un centinaio di metri. Gli ultimi 200 metri sono in discesa, quindi la salita finisce tra 400-500 metri. Adesso è Forconi che tenta di andarsene di nuovo, Simoni però risponde molto bene all'attacco di Forconi, però dietro stanno inseguendo a tutta, stanno guadagnando terreno. Ultimo chilometro adesso. Non l'avevano ancora superato l'ultimo chilometro, inizia adesso. Forconi, Simoni, dietro due scatti di Ivan Gotti, Pantani è sempre lì a controllare, Savoldelli non molla, una bella tappa. Mi sembra che si siano rialzati i due, nessuno prende più l'iniziativa, adesso sono uno di fianco all'altro, si studiano e questo dà la possibilità ai corridori dietro di rientrare.
Non mancano i tifosi del Pirata, vedete sull'asfalto decine di scritte Pantani, Pantani, un arrivo in salita chiaramente fa pensare a uno scatto del Pirata, scatto che c'è stato, non particolarmente convinto, un test come ne ha fatti tanti in questo inizio di stagione. Sì, adesso tante volte i corridori scattano non tanto per il risultato ma per testare la propria condizione. Ormai siamo in vista del traguardo, Radio Informazioni comunica che i due di testa stanno per essere raggiunti, eccoli là, hanno solamente 30 metri di vantaggio. 600 al traguardo, si gira Simoni, mollano, raggiunti, stanno per essere raggiunti. Mancano solo 400 metri all'arrivo, ancora 100-150 metri in salita, poi ultimi, eccoli qua, ormai a 200 metri. Ancora davanti Forconi e Simoni, Clavero alle spalle, Pantani in quarta piazza, l'arrivo in discesa ed è Forconi! Forconi che precede Gilberto Simoni, terzo è Clavero, quarto Pantani, quinto Savoldelli. Savoldelli mantiene la leadership in questo giro del Trentino, ecco Codola anche che sta arrivando. Mantiene la leadership a Savoldelli che si è difeso molto bene, mentre Miceli, l'abbiamo visto arrivando in questo momento un po' in difficoltà. Sono stati molto bravi Forconi e Simoni a non farti sorprendere e sono riusciti ad imboccare l'ultima curva in testa e, essendo gli ultimi 150 metri in discesa, sono riusciti a non farti sorpassare. Era formato esattamente da 11 corridori il gruppo di testa, classifica di tappa: Forconi, Simoni, Clavero, quarto posto per Marco Pantani, quinto Savoldelli, sesto il colombiano Buenaora, settimo Ivan Gotti, anche Sgambelluri ottavo, Sgambelluri che passa così al quarto posto in graduatoria generale. Classifica generale, Paolo Savoldelli con 7 secondi di vantaggio su Gilberto Simoni. Rivediamo lo sprint, pensa, erano in fuga, sono stati ripresi a poche centinaia di metri e nonostante tutto hanno trovato le forze per fare la volata. Come dicevo prima, perché sono riuscito a imboccare l'ultima curva in testa, essendoci solamente 100 metri dall'ultima curva al traguardo, fra l'altro in discesa, hanno sfruttato questa opportunità, anche perché Forconi non è per nulla veloce, però anche se non è veloce è molto abile anche di testa perché non ha sbagliato nulla. Un Pantani che anche oggi ha provato lo scatto, Gotti che è lì, si preannuncia davvero un Giro d'Italia ad altissimo livello. Ascoltiamo ora il vincitore, Riccardo Forconi. Ed eccoci con il vincitore di tappa, Riccardo Forconi di Empoli. Hai la stessa età di Pantani, sei nella squadra di Pantani e finalmente hai ottenuto una vittoria da professionista, una gran bella vittoria. Sì, sono veramente contento, ringrazio di nuovo la squadra, innanzitutto anche Marco che diciamo è stato lui che mi ha fatto capire il momento giusto per scattare, lo ringrazio. Io spero di essere ancora utile come lo sono scattato lo scorso anno per Marco al Giro e speriamo che sia una stagione anche quest'anno mitica come è stata quella dello scorso anno. Nella seconda parte della salita eravate in molti della Mercatone 1, ci si aspettava un allungo di Pantani, un allungo che c'è stato, poi si è fatto riassorbire Marco e sei partito tu assieme a Simoni. Sì, sono partito io, da prima ero solo, poi mi è rientrato Simoni e poi dopo niente, io sono stato un po' a guardare perché vedevo dietro la mia squadra che tirava, quindi non sapevo anch'io cosa fare. Poi in volata niente, sono riuscito a vincere, quindi bene. Di solito quando si viene agganciati a pochi metri dal traguardo si perde, invece tu ce l'hai fatta trovare energie per lo sprint. Sì, anche perché ripeto, io sono stato gli ultimi 2 chilometri un po' a guardare un po' quello che facevano dietro, quindi ho avuto modo di respirare e prepararmi per la volata. Insomma. Pantani è in ottima forma per il Giro. Pantani diciamo è in ottima forma, ora sta pensando al Giro e qui sta solamente così, facendo un po' la gamba, però sta benissimo per il momento. Riccardo Forconi, vincitore della seconda tappa del Giro del Trentino qui a Passo della Mendola. Appuntamento a domani pomeriggio su Rai 3 e su Rai Sport Satellite per la terza tappa da Fondo a Malcesine, 161 chilometri. Grazie per l'attenzione, la linea può tornare a Roma. La Versa di 158 chilometri, una tappa animata dalla lunghissima fuga, oltre 100 chilometri, alla quale hanno partecipato l'azzurro Ileano, il francese Ravalou
e il tedesco Kessler. I tre sono stati ripresi a neanche 20 km dal traguardo. Nell'arrivo in volata si è imposto proprio Ivan Basso, che ha regolato tutti i migliori. Alle sue spalle il russo Gainidinov, lo svizzero Voleri e il sudafricano Meyer. Claudio Pizzoferrato conserva il primo posto nella classifica generale, ma il suo vantaggio su Basso per effetto degli abbuoni si è ridotto a soli 5 secondi. Al terzo posto c'è Gainidinov. Sport, 23esimo giro del Trentino, terza tappa. Ci si sposta dalla provincia di Trento alla provincia di Verona. 161 chilometri da Fondo a Malcene, versante veronese del lago di Garda. In testa alla classifica c'è il bergamasco Paolo Savoldelli, 7 secondi di vantaggio su Gilberto Simoni. Paolo Savoldelli vincitore della prima tappa in terra austriaca a Lienz, mentre ieri sul passo della Mendola abbiamo assistito alla vittoria di Riccardo Forconi, compagno di squadra di Marco Pantani. Marco Pantani anche ieri molto attivo in salita. Le interviste registrate stamani a Fondo a Gilberto Simoni e a Ivan Gozzi, rispettivamente il secondo e il sesto in classifica generale. Sicuramente io ieri ho perso l'occasione, che ho pensato di vincere la tappa invece che tirare dritto e pensare a vincere il giro del Trentino, perciò ho perso un po' quella che era un'occasione che era la mia portata. Il giro non è finito, penserò, c'è ancora la possibilità, ci sarà da fare insomma. Ieri una salita che era data alle mie caratteristiche, abbiamo provato appunto anche per vincere la tappa. L'occasione c'è stata, però vabbè, comunque la condizione è buona e anche per il futuro vado avanti così. Il tuo è solo un lavoro di rifinitura o punti anche a vincerlo questo giro del Trentino? Perché 10 secondi in effetti non sono molti. Ma non sono molti, però c'è un Savoldelli che va veramente forte, ha dimostrato anche ieri di tenere bene su una lunga salita. Diciamo che oggi è la tappa magari un po' più insidiosa, un po' più nervosa nel finale, e ci saranno diversi che proveranno ad attaccare, magari potrò anch'io infilarmi tra questi. Chilometri, tre gran premi della montagna. Il primo gran premio in località Palù di Giovo, il paese di Francesco Moser, e poi le salite verso Passo Campiano, una doppia salita che sicuramente deciderà questa tappa. Davide Cassani, un bellissimo giro del Trentino fino a questo punto. Pantani è in gran forma, nel frattempo vediamo Zinchenko che è arrivato a Palù di Giovo e passa per primo al Gran Premio della Montagna, 10 secondi di vantaggio su Elli, Mercado e Schäfer. È stata la prima azione di questa terza tappa, il russo Zinchenko che è uscito e che ha virtualmente indossato la maglia di leader, essendo 19esimo in classifica a 1 minuto e 19, ha raggiunto un vantaggio massimo di 1,45. Buon pomeriggio a tutti, sì, un giro del Trentino impegnativo, soprattutto le prime due tappe, però anche quella di oggi e quella di domani sono due tappe assolutamente non per velocisti. Questa salita Passo Campiano a soli 10 km dall'arrivo potrebbe essere pericolosa. Immagini sempre relative al primo Gran Premio della Montagna, dopodiché passeremo alla salita di cui vi ha parlato Davide, ovvero Passo Campiano, da ripetersi due volte, rispettivamente a 25 km dal traguardo e a 7 km e mezzo dal traguardo. Eccola qui la salita di Passo Campiano, una rampa di 5 km, la prima parte decisamente pedalabile, la seconda parte un pochino più dura, e vediamo subito chi si batte per vincere questo Gran Premio della Montagna: Tosatto, Simoni e il leader Savoldelli. La Saeco anche oggi davanti per mantenere il primato del proprio capitano. Davanti Savoldelli anche perché la discesa è molto pericolosa, strada stretta, sono 5 km che potrebbe creare selezioni più della salita, mentre siamo tornati alla pianura, ormai siamo in prossimità del passaggio sotto il traguardo, a quel punto mancheranno 17 km alla conclusione, c'è in fuga Missaglia che se n'è andato proprio in discesa.
discesa pericolosa, insidiosa, 6 km di discesa, poi un chilometro di piano, di pianura, e gli ultimi metri anche lì c'è una leggera salita, quindi non assisteremo al classico sprint. Davanti sono rimasti una trentina di corridori, ci sono tutti i migliori, tutti gli uomini di classifica, c'è anche Pantani, c'è Savoldelli, c'è lo svizzero Kamenzind, ma seguiamo questa azione di Gabriele Missaglia, splendido e sfortunatissimo protagonista pochi giorni fa all'Amstel Gold Race. Il milanese Missaglia passa per primo sotto il traguardo, manca ancora un giro, in questo momento mancano esattamente 17 km e mezzo alla conclusione. Veramente sfortunato sabato scorso all'Amstel Gold Race, era in fuga insieme a Marcus Berg, ad Armstrong e a Bogert, e a 5 km dall'arrivo è stato vittima di una caduta. Davanti a lui Marcus è stato colpito da una moto che era ferma lì e l'ha presa in piena, non ha potuto fare altro Missaglia che andare addosso a Marcus Berg, nonostante ciò si è classificato terzo. Intanto vediamo il gruppo, una trentina di secondi il vantaggio di Missaglia quando mancano 17 km all'arrivo. Sotto il traguardo esattamente 36 secondi il vantaggio di Missaglia, abbiamo visto gli inseguitori, eccolo qui Gabriele Missaglia, compagno di squadra del campione del mondo Kamenzind. E la Saeco, come abbiamo avuto modo di dirvi, a controllare la corsa. Ecco Paolo Savoldelli, ha vinto la prima tappa a Lienz, andando via, oramai è proverbiale la sua abilità in discesa. Ha vinto a Lienz, ha mantenuto il primato ieri al passo della Mendola, tappa vinta dal compagno di squadra di Pantani, Riccardo Forconi, davanti a Simoni. A proposito, un applauso a Simoni per quello che sta facendo, è secondo in classifica a 7 secondi da Savoldelli. Missaglia sta purtroppo perdendo secondi preziosi e sta per essere riassorbito dal gruppo. Siamo proprio nella salita, una salita che misura 4 km con una pendenza media del 6-6,5%, non è per nulla dura, comunque presenta qualche strappo anche intorno all'8-9%, però dietro vedete Savoldelli con i compagni di squadra, soprattutto Cecchiari, stupendo la formazione di un ragazzo nato a Pivizzano, in provincia di Massa, sta ritornando su quelle condizioni che gli ha permesso di ottenere buoni risultati anche negli anni scorsi. L'anno scorso vinse il giro d'Abruzzo, vinse altre cose.